Ciao a tutti ragazzi, qui è Teo che vi parla e bentornati con un'altra parte di Pokémon Black and White 2. Allora, oggi sono particolarmente intenzionato a registrare un po' di parti. Siamo al 29 luglio, è già. E allora, se non mi ricordo male, oggi dovremmo viaggiare per una nuova città, ovviamente con dei rompiballe come questi Pokémon selvatici, come questa stupida renna, cioè cerbiatto, no, questo Bambi, va bene Bambi, ci sta molto di più, che mi impedisce il passaggio perché mi ha attaccato all'improvviso, ma non importa. Ai, non è molto efficace. Ma più che altro sto affrontando queste sfide più che altro per far salire il mio Pokémon e farlo evolvere finalmente alla fine. Perché se non sbaglio forse... No, non è l'unico che mi rimane per arrivare all'evoluzione finale. Chi c'è ancora? Allora, Fufone. E questo qua che non so se si evolve o meno è Zoroark. Zoroark è l'unico nome che mi ricordo, ma non odiatemi per questo, cioè. Sì. Questa è una brutta copia. Scusate il rumore. È una brutta copia di Sheldon. Da, questa più che altro sembra una vongola. E... oh. Ah. Nah. Una parte solamente di Pokémon selvatici. E il resto è storia. Dunque. L'affrontiamo questa qui? Ah sì, dai. Se vogliamo allenarci. Allora, come mia consuetudine vedrete Camtasia che va... già 2 minuti. Fico. Bene. Non lo so, ho come una piccola impressione che sia di tipo normale quel Pokémon, ma non ne voglio essere sicuro. Cioè no, non è che non ne voglio, ne sono sicuro. E quindi utilizzo la mossa vendetta. Revenge. Pam. Ok. Avevo un'impressione allora esatta. Ah, non mi è salito di livello, disgraziato. Però penso che si evolverà al 36, non che la cosa mi sembri strana. Ho capito adesso che questo Pokémon è tipo erba. Bene. Stupido cerbiattolo. Lo so che si dice cerbiattolo, l'ho chiamato cerbiattolo. Solamente per te. Ma scusa, ma allora di che tipo è? No, utilizziamo Revenge ancora una volta. Ah, ho usato il riduttore. No. Ok. Allora non ho la minima idea di che tipo sia anche, perché sicuramente per saper mossi tipo erba, è erba. Però è super efficace le mosse tipo lotta, quindi normale, roccia, acciaio, vabbò. Non mi faccio domande. Andiamo avanti. Ah, bello. E se non sbaglio non ho... ups, non ho manco un repellente. Ecco qualcos'altro che dovevo comprare che non ho fatto. Il repellente. Leftovers. Vabbè, dai, non importa. Va bene, dai. Rischiamo. Di qui. Eccolo lì. Così oltre a beccarci il Pokémon selvatico magari ci becchiamo anche la... cos'è sto schifo di scarabeo? Non c'è più religione al giorno d'oggi. Scappiamo. Vai. Non ci credo. Ma dai, ma su, ma insomma. Casform. Bello. Ma sicuramente diventerà di tipo acqua. Eh sì, immaginiamo, perché c'è la pioggia. Quindi mi tocca utilizzare per forza Revenge. E perché la mossa braciere non si sa, però. Come
credo che Castform sia un Pokémon fantastico perché può tranquillamente cambiare il proprio tipo in base al tempo. Diciamo che è come un Eevee, ma senza evoluzioni. È una cosa stupenda. A me piaceva troppo la forma ghiaccio. Ma sì. Ma no! Non ci credo! No, lo stupido Pokémon fungo, no! Disgraziato. Te sei il Voltorb delle nuove generazioni. Via. Bestia. Non vale così. No. Io odio fare queste parti perché più che altro sono parti dove fai mezz'ora di Pokémon selvatici e 3 minuti per spiegare un po' il gioco. Ma è una cosa triste, triste, triste. Tristissima. Ok. Sei una stronza. Te lo dico io, sei una stronza. Ah, non c'ho voglia di sfidarli. Revenge. Ah, ho capito. Ora ho capito. È anche di tipo buio. Perfetto. È anche di tipo buio, se non sbaglio, quindi. È vero, mi sono dimenticato di aggiungere il tipo buio ai super efficaci contro lotta. È una cosa normale, perché bisogna lottare per sconfiggere la paura del buio, quindi è tutto collegato. Che parolone. Maledizione non va bene. Ok. Uzza. Ok, allora, mandiamo in campo Ampharos. Vediamo se riesce a concludere qualcosa. Allora, Electro Ball. Sì, è andato KO, perfetto. Bene, un'altra sconfitta. Ah, no, per loro, non per noi. Ma cosa? Ma dai! Non ho fatto manco un passo! Ma è una cosa normale? No, non credo. Vabbè, speriamo bene che non sia un Pokémon. Oh, Elisir. Cominciamo a spaventarmi. Bene. Prendiamo la nostra bicicletta. E dove siamo? Ah, il laboratorio di ricerche. Vediamo cosa ci può essere. Sì, molto normale. Allora, vediamo se rispondo o no. Ok, qualcosa che non va bene. Ho capito, allora, il cerbiattolo, io lo chiamo cerbiattolo, può quindi, come Castform, cambiare forma in base al tempo. Ah, che cosa straordinaria. Ma non dovete fare ricerche voi, non dovete sfidarmi. Ah. Non ne vale la pena parlare. Jacques. Ok. Sì, è anche una fantasia nella scelta, però. X-Attack. No. Ok. Risolto anche facilmente. Ok, allora.
Cos'è? Ah, pietra lunare. Ottimo, ottimo, ottimo. Guardate. Ma dai, ma non l'avrei mai detto. Madonna. Ok, cambiamo un Pokémon. Ok. Spero vivamente che il mio Ampharos impari nuove mosse, perché così non mi piace per niente. Azione! Pam! Ok, no, Pokémon arrivo. Stupido insetto. Electro Ball. Tico. E non è Tico, nel senso solletico, è Tico, azione. Buono, Ampharos a livello 32. Bene, andiamo avanti. Oh, santo signore. Vediamo allora quanto manca. Ciao, map. Ah, ancora lunga la strada. Changerstone Cave. Changerstone Cave. Non mi fido di nessuna di quelle Pokémon per terra, quindi preferisco evitare. Ciao! Preppa Ciocone! My god, che caldo! Allora. Continuiamo. Oh! Aspettate, questo mi ricorda qualcosa. Sì. Gli eventi speciali, ho capito. Sì, ho capito. Oh, grazie, 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 grazie. Ti devo un favore. Grazie mille. Continuiamo allora la nostra strada. Charizard Cave. Ma non credo che dovremmo andare qui adesso. Almeno credo. No, non mi sembra proprio che dovremmo andare qui. Continuiamo nel percorso 6 per la nostra strada. Quindi, ok, dovremmo andare dentro la caverna. Che stress, che stress. Il tacca. Stupidi coleotteri. Ok, va bene. Non diamoci per vinti. Water Pulse. Di nuovo. Ok. K.O. Quasi a livello 35, ragazzi, eh. Andiamo avanti. Ah, il funghetto. Funghetto. Chiuso idropulsar lo stesso. Non è molto efficace. Porca miseria. Sì, usare profumino potevi evitare. Ok. No. No, gigastorbimento no. Dai, tanto ormai è KO.
Ok, livello 35, ottima cosa, ottima, veramente ottima. Nature, natura. Ah, Pitchberry. Ok, bene. Andiamo indietro. No, no, per niente. Un po' come tipo volante. Oh, ho già la squadra piena però. No, no, no. Lo catturiamo lo stesso, poi quando ne ho bisogno lo prenderò e userò volo. Ah, che fortuna. Perché è anche un livello abbastanza alto. Non usare Trespolo, porca miseria. Tentiamo la fortuna. Ma sì. Pokéball, un paio di balle. Attacchiamo ancora un po'. Che stress. Scusate, stacco qua. Ok, scusate, non l'ho catturato perché ci stavo mettendo troppo e non avevo assolutamente voglia, quindi si può anche andare ad attaccare e continuerò con la mia squadra. Quando avrò bisogno di un po' di tipo volo lo prenderò e userò volo, basta, deciso così. Ok. Bene, dovremmo passare dalla Changerstone Cave. Ragazzi, scusate se questa parte termina presto, ma se bisogna cominciare una nuova caverna, la incominceremo in una nuova parte. Adesso mi sembra inutile, devo anche andare a mangiare, che sono 5 mezzogiorno. Quindi ragazzi, un saluto a Teo, alla prossima parte di Pokémon Black and White. Un mi piace, un commento, un'iscrizione, seguite i link che sono nella descrizione. Ciao ciao!